libro che ha scritto il professor Green sulla, chiamiamo dire, la proprietà intellettuale, e diciamo che questo è un tema che negli ultimi tempi è molto, se ne parla molto, anche per il caso ad esempio recente della chiusura di Megavideo, quel servizio internet di condivisione file, oppure dei provvedimenti che sta prendendo l'Unione Europea per quanto riguarda la proprietà intellettuale sempre sul campo di internet. Scusate. Comunque in generale il punto che il libro vuole, al quale vuole farci arrivare, è quello che forse questa, la proprietà intellettuale in generale, quindi diritto d'autore, quindi brevetti eccetera, non è un incentivo alla produzione di innovazione, ma forse è un limite. E quindi il professore, insieme anche a, è presidente del gruppo di italiano e spagnolo, buongiorno a tutti e due, ci spiegheranno un po', ci parleranno un po' riguardo al libro, e ci parleranno anche, cioè, di quali ripercussioni potrebbe avere l'abolizione della proprietà intellettuale. Quindi lascio innanzitutto la parola a voi. E poi no, dovreste sedere, sì, sì, Allora inizierei a fare il professor Bodin e una breve introduzione riguardo al libro. Grazie. Devo usare la fare o no? No, no. Mi sentite? Comodo per vedere se non mi errore. Come volete? Proviamo, accendiamo. Allora, sì, brevissima, vediamo, ci può stare 5-6 minuti, perché sennò... Introduzione al tema del libro, con David. Il libro nasce in realtà da una serie di articoli completamente accademici che Davina e io abbiamo scritto negli anni scorsi, a cominciare dalla fine anni 90, motivati più che altro da un'osservazione che a noi sembrava banale al tempo. Infatti il primo articolo che scrivemmo fu un articolo con il tono di "scusate, vi siete scordati una cosa vecchia di un secolo e mezzo, state dibattendo un problema che aveva una soluzione, a cui era stata data una risposta completamente diversa, quella Marshall". E la cosa da cui siamo partiti era in realtà, forse alcuni se ne ricorderanno, una cosa che si chiama teoria endogena della crescita o New Growth Theory, cose del genere, di cui gli esponenti più roboanti erano uno che è sia professore mio che amico, che molto amico di Dave, diciamo Paul Romer, e altri tipo Luca, Savione, eccetera. E la nostra osservazione, piuttosto banale, a noi sembrava tale, era che tutta questa nuova teoria della crescita teorizzava che per capire i processi di crescita economica di lungo periodo, nei paesi che non sono come l'Italia di oggi, il PIL cresce 2, 3, 4, 5% all'anno, fosse necessario, teorizzavano la tesi di New Growth Theory, introdurre sia argomenti teorici fondati sui rendimenti crescenti, sia l'argomento pseudo-schumpeteriano in realtà, secondo cui l'innovatore deve essere un monopolista, deve ricevere come garanzia legale il monopolio sulla sua invenzione. Noi facciamo presente che esiste una teoria ben più vecchia, attribuibile fondamentalmente a Marshall, nel senso che Marshall la sistematizza, però insomma era ben nota nella seconda metà dell'Ottocento, che descriveva l'equilibrio dalla nascita al lungo periodo dell'industria competitiva, nella quale era perfettamente possibile avere un innovatore che introduceva un nuovo prodotto, veniva imitato, l'industria cresceva, c'era l'equilibrio lungo periodo, e poi credo sia quella che si insegna ancora in tutte le scuole del mondo, quando gli studenti del secondo anno gli si fa intermediate micro e gli si spiega come si raggiunge l'equilibrio di competitivo di lungo periodo, che inizia con un signore che entra, ha una certa capacità, poi va giù. A noi sembrava, come dire, aria fresca, e facciamo notare che questa roba non valeva solo nell'equilibrio parziale di un'industria, ma aveva un'estensione naturale in equilibrio generale, utilizzando questo modellino, ma comunque erano noti attribuiti
attribuibili a von Neumann, a Mackenzie e a altri, e facciamo presente questa cosa, che venne invece accolta con stupore, come se avessimo dichiarato una qualche eresia religiosa. Quindi questo ci fece ovviamente prendere un po' al dibattito, siamo tutti e due dei tipi che amano i dibattiti, quando la reazione fu ma dovete essere sbagliati, la reazione fu beh no, ci sbagliamo una roba, no, a fare le prove, e allora cominciamo a metterci molto nella discussione. E a quel punto una conclusione, un'implicazione logica ovviamente di questo punto di vista, chiamiamolo marshalliano, è che è perfettamente possibile di per sé, in teoria almeno, avere un'industria innovativa in cui arriva uno, si inventa qualcosa, costruisce il primo impianto, comincia a farla, ci guadagna delle rendite perché la domanda è alta e lui è arrivato prima, queste rendite sono sufficienti per pagare i costi fissi, anzi ci sono degli altri signori che guardano, dico bella idea che questo qua aveva fatto il cellulare, faccio il cellulare anch'io, ci sono ancora delle rendite, lo imito, anzi miglioro un po', allora quell'altro uso, e finché poi a un certo punto si arriva a una situazione in cui sono entrati in tanti, il prodotto si è standardizzato, la possibilità di entry si è ridotta, eccetera eccetera, e questo era perfettamente coerente, che quindi implicava che di per sé il brevetto e per estensione il copyright forse erano utili ma non erano strettamente necessari almeno dal punto di vista della teoria economica. Da lì c'è un po' visto che le reazioni non erano diciamo così positive, quello che a noi sembrava un'ovvietà, mi è stato detto che il presidente, se capisco bene, la Bocconi ha menzionato questa cosa per quello economico dicendo la cosa mi rallegra, che a lui sembrava ovvio, e ha ragione, nel senso che c'è tutto un dibattito poi all'inizio del Novecento sulla questione, in cui non è che dicessero delle cose tanto diverse, almeno teoricamente quelle che diciamo David e io, quindi non abbiamo nemmeno mai nascosto, anzi siamo credo responsabili per aver violato il copyright, l'ho fatto io personalmente riproducendo la sua un articolo di George Stigler del 56, che l'anno in cui sono nato, in cui il buon Stigler si teorizzava esattamente lo stesso argomento. L'articolo è sparito perché era uno di questi libri 400 copie, che è riuscito a trovare la librarian del Parlamento di Economia a Minnesota, che era una signora di grandi conoscenze, e noi l'abbiamo riprodotto e fatto circolare illegalmente perché la gente non possa leggere. E quindi poi diciamo da un certo punto in poi l'interesse è diventato storico, cioè ci siamo messi a studiare se quello che a noi sembrava possibile in teoria fosse anche successo in pratica. E lì, per farla molto breve, poi racconto nel libro, la nostra convinzione è che la storia del progresso tecnologico all'80% è progresso tecnologico senza brevetto. Nel senso che quasi tutte le grandi industrie che caratterizzano la società in cui viviamo oggi, le cose che hai in mano, eccetera, sono tutte nate senza il brevetto, senza la protezione delle patents. Anzi contro, in molte occasioni, addirittura in maniera molto esplicita, e che si sono evolute, hanno avuto la loro fase di grande esplosione proprio senza utilizzare i brevetti. I brevetti arrivano tipicamente nella fase di maturità dell'industria, cioè nella fase in cui tutto il grosso potenziale innovativo si è esaurito, c'è stato lo shake out, lo chiamano quelli che fanno la relazione industriale, l'industria comincia a essere più concentrata e quindi c'è bisogno di protezione legale per continuare a mantenere un minimo di rendite, e quindi c'è una ricerca a volte anche molto intensa in termini di lobbying del brevetto. Nel caso del copyright la storia è un po' diversa, però anche lì gli esempi, veniamo un po' più al tema di oggi, gli esempi abbondano. L'industria cinematografica è a Hollywood per sfuggire ai brevetti, perché chi quello che però ci ha detto a Fox, Goldwyn Mayer, eccetera, in realtà operavano a New York ed erano tormentati dai brevetti sulla cinepresa che aveva Edison. Insomma, al tempo la California è una cosa lontana per davvero, l'FBI non ci arrivava, se ne fuggirono in questa landa desolata che era Los Angeles prima della prima guerra mondiale. Cominciano a produrre i film lì per fuggire dalla capacità di Edison eccetera eccetera di far loro pagare le royalties sui loro prodotti, e poi è andata una. Nel caso del copyright comunque
nostro il punto di vista che siamo venuti formando è che forse la protezione del copyright può essere servita per lo sviluppo dell'industria, chiamiamola del copyright, di cui il libro è una parte, oggi come oggi, cioè nel passato. Quella che abbiamo davanti oggi come oggi, a fronte al cambio tecnologico, chiaramente non è più utile, a due livelli. Senz'altro non è socialmente utile questa pressione ormai costante, sia negli Stati Uniti che qua, di estensione dei termini copyright tutte le volte che Walt Disney si trova di fronte alla scadenza del copyright su Mickey Mouse. Perché ormai è la terza volta, l'ha già fatto due volte, arriverà la terza, credo fra 9 anni, quindi aspettiamoci fra 9 anni una nuova estensione dei termini copyright, perché Walt Disney, la Disney Corporation comincerà a comprarsi con il resto dei diritti perché gli scadono i brevetti su Mickey Mouse. Quindi questa trasformazione del copyright praticamente di durata infinita sembra avere, ma su questo è plateato, su questo non serve Boldrin e Levin. L'ultima volta che il Congresso degli Stati Uniti ha discusso questa questione non ci eravamo ancora neanche messi, però da Ken Arrow a Milton Friedman, da Paul Sanders, che erano loro tutti lì a tempo, hanno tentato disperatamente di convincere il Congresso degli Stati Uniti che questa estensione dei termini copyright era una follia e non serviva per niente a creare incentivi banale a tutti, che o gli autori o chi scrive libri e compone musica è davvero come nel modellino di Baro Becker, uno assolutamente innamorato delle proprie progenie 100 anni dopo e fa tutto ciò che fa per cercare di garantire che i nipoti dei nipoti dei nipoti vivano di rendita, oppure aggiungere ulteriori termini al copyright proprio non serve. Quindi questo mi sembra un argomento semplice da risolvere, non c'entriamo molto. L'argomento forse più interessante per il dibattito, finisco qua, è che noi sosteniamo che oggi come oggi forse un copyright di 5 anni sia tutto ciò che serve e che l'attuale situazione di ossessione, specialmente in Europa, contro i cosiddetti pirati, assomigli molto all'ultismo. Sia, io mi rendo conto, mi faccio un po' la polemica per attivare la discussione, sia la reazione naturale e comprensibile di un'industria fondamentalmente tecnologicamente arretrata e che si è organizzata al proprio interno attorno a una tecnologia vecchia, a dei sistemi di proprietà vecchi, a una maniera di fare business vecchia, e che ha molta paura, perché ci sono delle rendite interne che andrebbero rimosse, di adattarsi al fatto che c'è altra maniera di produrre libri e distribuirli, altra maniera di produrre musica e distribuirli, altra maniera di produrre film e distribuirli. In parte sono proprio posti di lavoro magari non troppo costosi, ma che sono diventati inutili, cioè il simbolo degli Stati Uniti è la sparizione dalla mattina alla sera di Blockbuster, che una volta erano ogni angolo di strada come gli Starbucks, e poi sono spariti, non sono detto niente, o Tower Records, comunque stiamo sparendo anche qua. E questo purtroppo vale anche per i librai, mi dispiace, nel senso che i librai non si inventano di fare qualcosa di più utile per oggi come oggi, non sono più molto utili. Mi rendo conto che dire questo possa creare fastidio, però è così, esattamente come quelli che facevano le candele di cera quando sono andate le lampadine, cioè, è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa, da un lato. Dall'altro c'è un aspetto forse più interessante, che è uno spunto, che il sistema di copyright oggi genera in realtà dei super ricchi, delle superstar, per le quali non c'è nessuna necessità economica. Qui vengo a un punto che forse può interessare ai giovani che hanno organizzato questa cosa, che si ispirano a Milton Friedman. La teoria economica, fra virgolette, liberale, a volte non so bene cosa voglia dire, quindi la metto fra virgolette, non dice che vuoi la concorrenza, il libero mercato, eccetera, perché bisogna far arricchire la gente, o alcuni in particolare tanto. No, non è quella la ragione. La ragione è che si ritiene che organizzazione concorrenziale dei mercati sia quella che, date certe circostanze, permette di ottenere la produzione e la vendita di un numero il più alto possibile di beni, in questo caso per esempio musica, libri, eccetera, al prezzo minore possibile dal punto di vista dei costi. E che quindi, infatti, la concorrenza sia buona proprio perché elimina rendite che non servono a niente. Una delle maniere per capire questo concetto molto banalmente è che si cerca una situazione di concorrenza, idealmente vorresti arrivare a una situazione in cui i fattori di produzione, chi contribuisce alla produzione, viene pagato il proprio costo opportunità. Ora, questo cosa ha a che fare con la musica? E fatevi la seguente domanda:
che è davvero una domanda seria. Secondo voi, Maria Ciccone, in arte Madonna, avrebbe, di fronte alla scelta che si era posta all'Italia nel 70, fra continuare a fare la bartender in New Jersey o diventare Madonna, avrebbe scelto di non fare Madonna, non cantare, no? E continuare invece a fare il suo costo opportunità, cioè la bartender in New Jersey, se gli avesse detto guarda, non c'è più il copyright. Quindi lei invece di far su mezzo miliardo di dollari la sua carriera, farà su solo 50 milioni o 60, non di più, facendo concerti. Secondo voi lei avrebbe detto, oh no, che cavolo, cioè, questo non mi parla l'opportunità di costi, io continuo a servire i tavoli nel ghetto del New Jersey. Non è una domanda retorica, nel senso che non c'è nessuna giustificazione economica dietro ai super income di questi superstar dell'industria del copyright, che in realtà va da Michael Jordan a Don DeLillo, ok? Passando per tutti. Nel senso che il 99,9% di coloro che producono entertainment continuerebbero a farlo per guadagni praticamente un centesimo di quello che fanno. E quindi oggi come oggi, in particolare in Europa, dove questa difesa del copyright sembra essere la difesa della cultura, è una favola. Nel senso che è la difesa di rendite assolutamente inutili di alcune superstar dello spettacolo, le quali continuerebbero a fare gli attori, i musicanti, eccetera, eccetera, anche se guadagnassero un ventesimo, un trentesimo, anche un centesimo. Finisco qua, credo di aver polemizzato, di aver messo la cosa in maniera polemica abbastanza, ho consumato 15 minuti. Grazie. Prima di passare a